Salve a tutti, benvenuti ai nostri spettatori alla puntata numero 4 della seconda stagione di Sancho. Siamo in una settimana molto calda, sono appena passate le comunali in molte città italiane ed ovviamente le commenteremo insieme a Fulvio Grimaldi, che saluto subito. Ciao Fulvio! Grandissimo Max, ti ringrazio della presentazione, del saluto e come ringrazio anche per essere presente e operare alla grande il nostro grande Giulio. Allora, come dicevo, il tema dell'attualità è ovviamente le comunali in molte città italiane, ma approfondiremo anche tantissime altre notizie dell'ultima settimana. E poi, per quanto riguarda quello che è il tema centrale della puntata, ritorneremo a parlare di Covid. Ovviamente non abbiamo mai smesso, ma nelle scorse puntate abbiamo dato spazio a tantissime altre notizie importanti, soprattutto per quanto riguarda la politica e la geopolitica, ma visto i tempi che corrono, è importante ritornare a parlare del Covid per analizzare quello che sta avvenendo sia a livello nazionale, che come sappiamo dal 15 ottobre avremo qui in Italia il Green Pass obbligatorio per tutti i lavori, unica nazione in Europa, ma anche quello che sta succedendo per quanto riguarda le politiche internazionali rispetto alla questione Covid e Green Pass. Fulvio, ti passo subito la parola con la nostra attualità dal basso, prego. Eccoci qua, e io ti passo subito questa canzoncina, vediamo come vi arriva. Edoardo Bennato, il grandissimo napoletano, concittadino del nostro Massimo, che canta Signor Censore, la canzone dedicata ai censori, che sono oggi quelli che dettano legge, che governano tutto, che impongono chi può parlare e chi non può parlare. Quindi una canzone di questo che credo che sia degli anni Ottanta. Ma è stato sempre Edoardo Bennato una specie di veggente di quello che stava succedendo, di quello che sarebbe successo dopo, essendo molto bravo e molto intelligente. Va bene, allora tu mi hai detto di parlare dell'attualità. L'attualità principale è quella di cui tutti si occupano in questo momento, e sono le elezioni che sono appena finite e che sono di uno squallore infinito. Non vi pare, Giulio e Massimo? Uno squallore grande, perché chi compete è una competizione fasulla, perché qua si parla di centro-sinistra, di centro-destra, di centro e di tutto, eccetera, addirittura di sinistra radicale, chissà dov'è, tutti lo dicono che c'è, nessuno sa dov'è. Comunque, sono parole, sono termini che io faccio fatica a pronunciare, mi danno anche un po' fastidio, perché cos'è di sinistra in questo governo di coalizione dove ci sono dentro quasi tutto? È la destra più estrema che si potesse mai immaginare. È la destra atlantista, è la destra neoliberista, è la destra autoritaria, autocratica. Ma figuriamoci se si possa definire di centro-sinistra. C'è soltanto la destra in questo paese. Forse per questo abbiamo avuto anche in queste elezioni il dato più significativo, che è quello dell'astensione. Su 12 milioni di italiani su 60 che potevano votare, ha votato la metà, 6 milioni hanno votato. Pensate un po', 6 milioni e si è fatto tutto questo can-can e che la destra ha perso, e centro-sinistra ha vinto, e il PD ha vinto, e Letta ha vinto, e Salvini è morto, e tutto questo can-can intorno a qualche cosa che praticamente sono tutti culo e camicia, ciccia e pappa, come si dice, eccetera, e non c'è una grande... come negli Stati Uniti, il modello è quello, no? Due partiti che fingono di essere uno diverso dall'altro e sostanzialmente hanno la stessa visione del mondo, la stessa strategia, gli stessi vizi che sono
soltanto quelli che hanno. E insomma, quindi questo, per questo anche la gente a un certo punto si è stufata di votare. Si è stufata di votare perché non ha punti di riferimento, perché chi sono questi? Si capisce che sono dei cialtroni. E poi come si fa? Ha vinto il PD, sì, ma ha vinto recuperando un po' di voti dai 5 Stelle, rinnegati, traditori, crollati, finiti, da 33% a una cifra sola, e anche quella misera. Insomma, hanno votato PD perché PD, che cosa vuol dire? E quello è la sindrome di Stoccolma, caro Max, perché la gente che riesce a votare, a sostenere chi l'ha massacrata per un anno e mezzo, per 18, 19, 20 mesi ormai, l'ha ristretta, gli ha negato i diritti fondamentali, quelli costituzionali, ma ancora di più diritti umani, diritti civili, diritti alla vita, il movimento, la cultura, la socialità, il movimento, la salute. E hanno votato quello in maggioranza, ma sempre quei 6 milioni, da quei 6 milioni, cioè una minoranza della minoranza. Ma io credo che comunque vada detta una cosa in questa fanghiglia che esce da queste elezioni amministrative squallide e desolanti, che a Draghi sta bene. A Draghi sta bene, meno gente vota meglio è. Lui è uno che non è stato mai eletto, e se diventa Presidente della Repubblica sarà un Presidente della Repubblica non eletto, così avremo per la prima volta nella storia della Repubblica un capo del governo che è stato non eletto e un capo dello Stato che non sarà stato eletto, capite? E allora chiaramente la gente, ma che cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a eleggere, a votare, a fare? Visto che qua nessuno più tiene conto di quelli che vengono eletti, il Parlamento. Direi che tutto questo è tutto che possiamo dire su questa prova meschina e veramente preoccupante, agghiacciante, che sono queste elezioni, i loro risultati, i loro esiti e quello che praticamente veramente profondamente significano come segno del degrado della nostra società. Vabbè, questa è una notizia che, questa è una cosa che non potevamo trascurare come Sancho, e mi dispiace, voglio aggiungere una cosa, che molti hanno festeggiato la vittoria dei soliti noti a Roma, figuriamoci, ha vinto un erede di Alemanno, quindi si torna indietro, e hanno festeggiato la sconfitta della Raggi. A me la sconfitta della Raggi dispiace, io non ho votato perché non voto a Roma, non sono residente a Roma, quindi non ho potuto votarla, l'avrei votata. Se non altro, io non so giudicare bene che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, eccetera, ma sicuramente è la persona che negli ultimi 30 anni spicca per integrità e onestà, e questa è una qualità che ai vertici di Roma era difficilmente reperibile, e per questo è stata attaccata, credo, come nessun sindaco in la storia di Roma sia mai stato attaccato, sia dalla famosa procura di Roma, sia dai media in maniera schifosissima, sia dai personaggi intellettuali che si vantavano di essere progressisti, come certi urbanisti che l'hanno addirittura offesa dal punto di vista del sessuale, che era una cosa grottesca. Ha avuto una forza di nervi questa donna eccezionale, e sicuramente non ha rubato, e poi vedremo che cosa avrebbe potuto o farà un altro quando si trova sulle spalle 17 miliardi di debiti che i ladroni alla Carminati, alla Buzzi e i loro protettori politici hanno fatto prima. Detto questo, vorrei parlare... Scusami, Fulvio, voglio farti subito una domanda sulle amministrative, perché tu giustamente hai sottolineato come ci sia stata questa una disaffezione per il voto, e quindi più della metà degli aventi diritto non è andata a votare. Ti volevo chiedere, ma secondo te è una scelta giusta? Cioè, non andare a votare per ovviamente delegittimare questi politicanti cialtroni, come tu giustamente l'hai chiamato, conviene dal punto di vista strategico, o secondo la tua esperienza sarebbe sempre meglio votare qualcuno, anche se non ci sono dei giusti rappresentanti attualmente? Cioè, in genere io ho sempre sostenuto il voto ad ogni costo, anche perché fino a qualche anno fa, fino a qualche elezione fa, una presenza in qualche maniera che noi dicevamo il meno peggio, ma comunque presentabile, c'era. Adesso non c'è.
Adesso io direi che in questa tornata io non avrei votato, a meno che non avessi trovato un personaggio, un singolo, una persona nel mio comune che per meriti suoi e non di organizzazione politica che lo presentava, valeva qualche cosa per mia esperienza, meritava fiducia. Allora forse in quel caso avrei anche votato. Il fatto è questo, caro Massimo, noi abbiamo una grande forza, noi che siamo i critici, che siamo i cattivi, che siamo fuori dal seminato, che abbiamo le piazze piene, sempre più piene, ma non abbiamo rappresentanza politica. Sì, ci sono delle piccole realtà che incominciano a organizzarsi sotto forma partitica, ma non sono ancora niente, non hanno ancora una forza per poter aggregare delle realtà che abbiano un minimo di massa critica. Quindi da questo anche la gente non li ha molto votato. Paragone è finito bassissimo e così anche altri. E sarebbero le espressioni politiche del contrasto, dell'antagonismo, ma non sono ancora credibili. Credo che a loro vada dato il tempo di organizzarsi, di crescere per diventare appunto credibili. E questo forse nella prossima tornata, che sarà quella politica, più politica e meno localistica, potrà dare un segno di cambiamento, di alternativa. Così almeno spero. Volevo dire che in questa c'è anche il fatto per la debacle netta di quella che si definisce appunto la destra o la centrodestra, Salvini e compagnia. La Meloni non ha avuto nessuna debacle, è andata piuttosto bene. Ma appunto Salvini, perché la Lega si è ormai, la gente lo ha capito, spaccata in due tronconi. C'è il troncone Giorgetti, che è quello che recupera insieme ai governatori del nord, i presidenti delle regioni del nord, l'idea, la direttiva della secessione, il nord dei ricchi per conto suo, magari con altri interlocutori europei. E qui c'è il fatto che nel NADEF, che cos'è il NADEF? Il NADEF è la nota di aggiornamento del decreto di economia e finanza che verrà. E in quella nota di aggiornamento si parla per la prima volta di nuovo, dopo Bossi, il Moncenisio, le sorgenti del Po, il Dio Po, eccetera, si parla di autonomia differenziata. Se ne parla per la sanità, se ne parla per tutto il resto. Quindi si ritorna al discorso della secessione. Autonomia differenziata significa una copertura. Come i curdi che parlano di federazione siriana e non vogliono altro che la secessione di un grande pezzo della Siria e mangiarselo. E quindi è una ipocrisia. Però torna questa cosa qua. E questo significa che Salvini e il suo partito nazionale, unitario, bandiera tricolore, eccetera, sta perdendo, sta arretrando, non vale più. Quindi c'è questa spaccatura che anche avrà inciso molto sulla sorte poco felice dell'esito elettorale per la Lega. Passiamo a un'altra storia molto importante che ha riempito i giornali alla grande. Lucano! Ecco, Lucano, sindaco Lucano, questo eroe del nostro tempo, questo paladino dei diritti umani, questo accoglitore senza condizioni che è stato condannato nella cenere sul capo di tutti i media, di tutti i bravi, di tutti i buoni, di tutti gli accoglitori, di tutti gli amici dei migranti. Si sono strappati i capelli per quello che è stato fatto al povero Lucano. Lucano, sindaco, è stato condannato a 13 anni di prigione. Il pubblico ministero a Locri, il pubblico ministero ne aveva chiesti solo 7. Ma ci sono dei motivi. E chiaramente questo gran cancan, questa incredibile campagna di tutta la stampa, ancora una volta a voce unita, con la mosca cocchiera e il manifesto in testa che fa 6 pagine di aggressività, di attacco ai giudici, ai procuratori di Locri. Va bene, questo signore è stato condannato per associazione a delinquere, per peculato, ha sottratto soldi, per falso in atto pubblico. Ha amministrato in maniera feroce, utilitaristica, personalistica un comune, a truffa aggravata, rendicontazione per fini privati, cioè ha alterato i conti dell'amministrazione del suo comune.
ha speso un'infinità di soldi che dovevano andare ai migranti per ricchi pranzi con i VIP che venivano ad onorarlo, a omaggiarlo, a laurearlo, nel senso di lauro, di alloro, eccetera. Pensate, hanno anche trovato tra i vari elementi relativi a reati finanziari che i suoi collaboratori, poi erano sempre quelli coinvolti in queste operazioni, avevano delle macchine a disposizione e quindi avevano dei buoni carburanti che gli venivano restituiti. Bene, loro per un anno avrebbero dovuto fare 511 chilometri al giorno per giustificare tutti i soldi per i carburanti spesi. Oh, pensate che come si chiama il paese? Riace, si siano dovuti fare 511 chilometri al giorno per tenere in piedi la baracca? Allora ci sono i reati e penso che prima di piangere, di indignarsi, di attaccare i magistrati di Locri, eccetera, bisognerebbe almeno aspettare le motivazioni, ma è evidentemente tutta una sceneggiata, è tutta una costruzione. Si deve creare l'atmosfera, l'ambiente in vista della Cassazione. Noi sappiamo quanto la magistratura italiana purtroppo in questi anni si è dimostrata abbastanza sensibile alle pressioni della pubblica opinione, dei media e della politica. Per cui evidentemente consapevoli di ciò, tutti questi ambienti che speculano, vivono sulla migrazione, stanno creando il clima che possa fare pressioni irresistibili, sperabilmente, sulla Cassazione quando dovrà giudicare lei. Però io a Lucano, a questo signore così tanto venerato, così tanto omaggiato, così addirittura uomo dell'anno da parte di una rivista importante americana, era stato dichiarato, imputo un reato molto maggiore di quello che gli hanno imputato i giudici di Locri. È una colonna, un pilastro propagandistico di una delle più nefaste operazioni dei globalizzatori, per il grande reset, per la grande riorganizzazione del pianeta che è in atto, nel senso che è un sostenitore di quella operazione di sradicamento di popoli dalle loro terre, dalle loro famiglie, dalle loro comunità, dal loro ambiente, dalla loro storia e quindi dal loro futuro, per scaraventarli in altri posti dove non possono funzionare da elementi destabilizzatori, fomentatori di conflitti e dove di solito al 92% è stato calcolato finiscono in condizioni aberranti, peggiori di quelle che avrebbero sofferto a casa loro. E intanto casa loro è stata deprivata delle generazioni più importanti, le più giovani, le più che avrebbero dovuto essere combattive per il futuro, per lo sviluppo della propria patria, e non ci sono più, e vagolano lungo le stazioni o nei campi di pomodoro in giro per l'Europa. Ecco, questa è la responsabilità di Lucano, di aver sostenuto, di Mimmo Lucano, di aver sostenuto questa orrenda operazione dei globalisti. Ecco, poi pensiamo, questi hanno scatenato la macchina del fango contro il procuratore capo di Locri e il PM che ha formulato questa sentenza. Uno disperato cerca di andare in pensione subito, l'altro vuole il trasferimento, tanto sono stati bersagliati come dei San Sebastiani. Però quando Carola Rackete è stata assolta e mandata libera e anche quella omaggiata, c'è stata una festa per la sua liberazione, per la sua assoluzione. Eppure questa aveva fatto niente di meno che andare a speronare una nave militare italiana pur di entrare in un porto che le era stato inibito. Quindi chiaramente un reato. Ma a Agrigento invece i giudici avevano un'impostazione diversa, che in quel caso lì andava celebrata ed applaudita. Va bene, abbiamo visto anche tante altre cose molto rumorose, molto movimentate. Abbiamo visto 3-4 giorni di impazzimento green, con Greta in testa, le sue sorelle di vari continenti che hanno imperversato per Milano.
sono state omaggiate da tutti quanti. È arrivato il padre della patria Draghi, è arrivato il suo ministro dell'antiecologia, ma era gradito lì in quel caso, e tutti si sono hanno praticamente spazzolato le scarpine della giovane Greta svedese. E poi ci sono stati i giovani, tanti bei giovani, tutti molto ben vestiti, tutti molto ben puliti, nitidi ed avvenenti. Cioè si sa da quale matrice vengono questi giovani e quali preoccupazioni hanno. Sicuramente tutti vaccinatissimi. Insomma, per loro è stata celebrata questa pre-COP26 che si concluderà il vertice sul clima a Glasgow fra poco. Milano è diventata una specie di caput mundi del verde, della bellezza, dell'ecologia, della salvezza dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico, tanto che le strade di Milano, da questi 400 giovani accorsi da tutti i pizzi, sono state invase e sono state gratificate di un fiancheggiamento della polizia che non aveva altro in testa che spianarli il percorso e portarli felici a destinazione, qualunque essa fosse. Poco più in là, un corteo di personaggi che non gradivano il Green Pass è stato mazzolato dalla stessa polizia. Così, due pesi, due misure, quelli sono bravi, quegli altri sono non bravi, sono cattivissimi. Questi sono stati le giornate di Milano interpretate da Sancho, e poi andiamo avanti. Ci abbiamo avuto nel contesto di questa grande operazione di depistaggio, direi, perché tutto questo gran cancan che ha riempito tutti i giornali, gli schermi, come sempre unici, omologati, eccetera, come sempre con la mosca cocchiera manifesto in testa, hanno dato spazi sconfinati a questi bravi ragazzi puliti e belli di Milano e della loro operazione, come a Lucano, e hanno potuto per un attimo trascurare il Covid, il vaccino, tutti quelli cattivi che sono coinvolti in questa questione del Covid, del vaccino, che hanno dubbi, che continuano a manifestare perplessità, ansie, paure, eccetera. Beh, per molti giorni ci si è occupati d'altro e si è dato importanza. La gente ha dovuto capire che quello che conta è Greta, quello che conta è Lucano, quello che conta è anche l'inflazione, che però non deve essere tanto propagandata, perché non è che faccia tanto bene. Si accompagna oltretutto a 18, 19, 20 mesi di massacri sociali ed economici, con centinaia di migliaia di imprese distrutte e finite, con categorie interne, strati di popolazione alla disperazione. Bene, adesso arriva l'inflazione. Le materie prime, dicono, sono aumentate. Non si sa perché debbano essere aumentate. Ah, perché si spostano i soldi verso l'impegno, gli investimenti delle energie alternative, quelle pulite, rinnovabili, e allora quelle altre vengono trascurate e, essendo meno sovvenzionate, incominciano a costare di più. Ma chissà, da noi l'energia è aumentata del 17,5%. Immaginate il costo dell'energia del 17,5% in più, come si riverbererà su tutto il resto, sulla pagnotta, sulla marmellata, sulla benzina, sulle telefonate, su tutto quello che consumiamo, eccetera. E sarà dura, sarà un altro trasferimento, perché l'inflazione favorisce quelli che stanno sotto e favorisce quelli che stanno sopra. Sarà un'altra operazione di trasferimento di ricchezza, chiamiamola ricchezza, di penuria verso l'alto, che dove diventa ricchezza. E questo fa tutto piano, parte del tutto si tiene, insomma. Direi che possiamo finirla con le cose nostre e passare un attimo rapidamente a quelle esterne. Allora mi viene in mente l'Egitto. Ah, questo Egitto, questo uomo nero della scena mondiale, del pianeta, questa macchia oscura. Bene, questa qua è stata scelta da quelli che hanno il diritto di scegliere, cioè l'ONU, per ospitare la COP27
cioè il vertice del clima successivo a quello di Glasgow. Il prossimo si terrà al Cairo. Hanno considerato coloro che organizzano e decidono queste cose che il Cairo si era dimostrato una capitale attrezzata, funzionale, ideale per ospitare un grande convegno di questa portata. Evidentemente ha fatto buona impressione, non ha fatto buona impressione assolutamente a nessuno dei nostri scribacchini sui grandi giornali uniti, né sui grandi schermi unificati, dove l'Egitto continua a essere la bestia nera, l'uomo nero. È adesso che su Regeni hanno un po' tirato i remi in barca, perché il discorso sul Regeni legato all'intelligence, con un percorso suo professionale, formativo, biografico, interamente connesso a strutture legate all'intelligence, anche di lavoro, incomincia a essere forse un po' imbarazzante. E hanno messo davanti a Regeni, hanno sostituito Regeni anche gli striscioni davanti ai municipi ben pensanti, Patrick Zacchi, lo studente di Bologna, che è adesso in arresto preventivo ancora, ma il processo credo che sia iniziato, la prima seduta c'è stata, con le imputazioni che non tutti hanno riferito. Non è soltanto che abbia diffuso notizie false, bugie relative a una persecuzione che non esisterebbe in Egitto dei copti, ma ha anche fatto altre cose e sembra che siano di carattere terroristico. E siccome l'Egitto è un paese tormentato, cosa che tutti si dimenticano nel dire le cose più atroci, nefaste dell'Egitto, senza mai citare le fonti, senza mai esserci stati peraltro, o senza mai sentire una fonte che non sia quella del fuoriuscito che ha i risentimenti nei confronti di un paese dove non si è trovato bene. Il terrorismo è una cosa endemica. Dopo che i fratelli musulmani sono stati cacciati dall'Egitto a forza di rabbia di popolo nei confronti di coloro che volevano imporgli la sharia e proibirgli di sciopere qualsiasi attività critica, eccetera, cacciato questo Morsi, il fratello musulmano, se n'è utilizzata da parte della fratellanza l'ISIS, il braccio armato, che da allora, dal 2013, imperversa nel Sinai, ma anche in Egitto, eccetera, con attentati, con eccidi di civili, eccetera. Tutto questo non conta, non viene menzionato. E allora manteniamo la nostra perplessità, i nostri dubbi, i nostri sospetti su quello che si dice nei confronti dell'Egitto, che rimane comunque il capofila del mondo arabo, il paese più importante demograficamente, economicamente, geopoliticamente, e che si permette di avere rapporti liberi, indipendenti, autodeterminati con chiunque, Russia e Cina compresi. E questo non glielo si deve permettere, tanto più che è proprietario del più grande giacimento di petrolio del Mediterraneo. Eccolo qua, questo ci permette di fare qualche riflessione un po' più acuta di quelli che scrivono sui nostri giornali. Abbiamo anche da dire qualcosa sull'Australia. L'Australia è uno di quei pochissimi altri paesi del mondo che si comporta un po' come l'Italia di Draghi, di Conte e di Draghi. Cioè un paese incarcerato, un popolo incarcerato, limitato nei suoi diritti, deprivato di ogni sua facoltà di vita vera, eccetera. È durissima l'Australia del Premier Morrison ed è anche adesso uno strumento formidabile dal punto di vista militare, perché è entrato in questa nuova alleanza nettamente aggressiva diretta verso la Cina, che è l'AUKUS, Australia, Regno Unito e Stati Uniti, una triade di paesi militarizzati, militarizzanti, guerrafondai, aggressivi. Guerrafondai l'Australia? Voi dite di no, è neutrale, fuori? No. E dentro a questa alleanza, che si propone chiaramente di assediare la Cina, di cingerla da tutti i lati, ma l'Australia è stata anche presente in tutte le guerre degli Stati Uniti, del cosmo anglosassone e della NATO. È stata in Iraq, e come no, se c'è stata, è stata in Afghanistan, è finita sotto processo nella Corte internazionale per aver realizzato, fatto delle atrocità nei confronti dei civili
o dei combattenti nemici patriottici in Afghanistan. Ha fatto scandalo l'Australia, la forza militare australiana in Afghanistan. E quindi è tutto si tiene anche in questo caso. Un paese che è capace di tale aggressività, durezza, ferocia nei confronti di altri, partecipe di crimini contro l'umanità come sono le guerre di aggressione, non può non essere, non può essere generoso, aperto, tollerante, democratico, civile nei confronti della propria popolazione. Dipende qua naturalmente, anche qui c'è il problema. Vax o free vax o no vax e tutto il resto quello che tormenta il resto del mondo. Voglio dire ancora una cosa sull'Afghanistan, che è sempre nell'occhio del ciclone, perché una volta che hanno cacciato i talebani, hanno cacciato gli americani, la NATO tutta, gli italiani compresi, dall'Afghanistan, e hanno quindi vinto, hanno liberato il loro paese da un colonialismo torturatore, rapinatore, bombarolo, eccetera. Ecco che si pensava che ormai potesse avviarsi, anche con l'aiuto che c'è della Cina e della Russia e di altri paesi liberi, verso uno sviluppo, una normalizzazione, recuperando tutto quello che i disastri dell'occupazione hanno causato. No, gli hanno lasciato l'ISIS. E adesso l'ISIS viene quasi descritto dal solito Battiston sul Manifesto come una resistenza all'obbrobio taliban. Ecco che hanno fatto un attentato, è la loro maniera, hanno fatto saltare per aria la gente nella più grande moschea di Kabul. E ecco, si pensava che adesso potessero dirsi almeno liberati dalle interferenze straniere, ma noi sappiamo chi è l'ISIS e sappiamo che l'ISIS è una forza dello straniero, lo è dappertutto, in Medio Oriente, in Africa, eccetera. È una forza mercenaria che serve a sostituire eventuali, a rimpiazzare eventuali combattenti e sacrifici che in prima persona l'imperialismo non si può permettere più. Quindi adesso vedremo ancora, ne vedremo delle belle. I talebani dovranno anche vedersela con questo residuo che è stato lasciato velenoso, tossico, questo serpente velenoso che è stato lasciato in eredità dall'occupazione americana e NATO. Beh, ma io direi che è stato divertente che tutti quanti si sono scandalizzati sempre di Orban che non fa delle cose che non dovrebbero fare, che all'UE non piacciono, mantiene una capacità di guidare il proprio paese secondo la volontà del suo popolo, ha cacciato Soros e i suoi veleni mediatici, ma adesso ha fatto una cosa gravissima, si è detto pronto a installare un gasdotto con la Russia. E anche questo è molto grave. L'Ucraina si è inalberata in maniera estrema, rabbiosa, voluttuosa direi quasi, per il fatto che un altro paese libero, indipendente, sovrano si è permesso di rifornirsi di gas da un altro paese che glielo fornisce ai prezzi più bassi di tutti. Vabbè, questo torna a onore di Orban. E Sarkozy invece, che non è Orban e quindi non è un fascista, non è un ultradestro, non è un repressore, non è un dittatore, come lo definiscono i vari Furio Colombo e tanti altri gazzettieri italiani, Sarkozy è stato condannato Presidente della Repubblica, quello che abbiamo conosciuto soprattutto quando è stato il primo a bombardare Tripoli e altre città facendo macello di civili, perché do coio coio dicono a Roma, così ha fatto Sarkozy, proprio nei confronti di un paese governato da chi gli aveva dato una mano finanziaria per essere rieletto e oltretutto intratteneva rapporti di scambio, anche di scambio di armamenti che erano stati comprati da Gheddafi ad alto prezzo da Sarkozy, dalla Francia, eccetera. È stato condannato perché ne ha fatte altre in sozzerie. Si è appropriato di fondi che non dovevano essere utilizzati per le sue elezioni, che invece furono utilizzati al di là, molto al di là della legge. E credo che questo sia soltanto la cima di un iceberg che riguarda questo personaggio. Veramente discutibile. Abbiamo finito le notizie, caro Max. E io me la bevo. Fulvio, anche io ho una notizia che volevo dare a te e a tutti i nostri spettatori.
Ma prima di parlare di questa notizia che fa parte sempre del mondo anglosassone, volevo aggiungere al tuo giustissimo discorso sull'Australia, perché ovviamente per molti di noi l'Australia sembra un paese pacifico e bellissimo dall'altra parte del mondo dove tutti quanti vorremmo andare per vedere i koala. In realtà l'Australia, insieme poi alla Nuova Zelanda e al Canada, con gli Stati Uniti e il Regno Unito, compone quella che è l'agenzia Five Eyes, 5 occhi, cioè quell'agenzia di intelligence che controlla praticamente tutto il mondo, visto che sono 5 nazioni potentissime, che sono ovviamente un rimasuglio del Commonwealth e che attraverso una collaborazione dei loro sistemi di intelligence riescono a scambiarsi informazioni molto più velocemente rispetto che con tutti gli altri paesi. Quindi, insomma, stiamo attenti a immaginarci questi paesi in maniera pacifica perché in realtà non lo sono. E rimanendo invece nel mondo anglosassone, la notizia che ti volevo dare è una notizia molto interessante rispetto ad alcuni dati che sono stati presi in considerazione da questo quotidiano inglese, il Daily Skeptic, lo scettico quotidiano, che incrociando delle statistiche con i dati ufficiali del sistema sanitario ha praticamente visto che c'è stato un aumento della morte nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni a partire dalla 23ª settimana del 2021. Praticamente a partire da giugno di quest'anno, in Gran Bretagna, nella fascia tra i 15 e i 19 anni, c'è stato un aumento dei ragazzi praticamente morti e queste morti non possono essere però affibbiate al Covid perché fino a giugno le morte da Covid erano soltanto 9. Qual è la cosa interessante? Che a partire da giugno quella fascia di età ha iniziato a vaccinarsi. Quindi sarebbe bene che magari i politici inglesi potessero fare qualche ricerca in più e cercassero di spiegare i motivi che hanno portato a questo aumento di mortalità in quella fascia di età proprio nel periodo in cui sono iniziate le vaccinazioni. No, Vedremo se lo faranno. è una bella e importantissima notizia che ci stai dando. Ci vorrebbe un altro Assange che andasse a mettere il naso sotto le coperte con le quali di solito le nefandezze, le scellerataggini della classe dirigente vengono occultati, in particolare dal periodo in poi in cui è stato introdotto anche il governo sanitario. Ma Assange non c'è, Assange è in galera. Si è appena scoperto che l'ex segretario di Stato Pompeo aveva organizzato insieme alla CIA un tentativo di assassinarlo, tentativo non realizzato, ma che comunque è tautologico, perché comunque il tentativo di far morire Assange in quel carcere, trattandolo in modi spaventevoli, definiti di tortura dal commissario per i diritti umani dell'ONU, è in atto e quindi ci arriveranno. L'hanno fatto con Milosevic e cercano di farlo anche con Assange. Speriamo che le tante voci che si stanno levando nel mondo contro questa aberrazione infame, contro questo simbolico attacco alla verità e al diritto del giornalista di dirla, possa fermare la mano dei boia. Allora, tu parlavi di morti giovani in Gran Bretagna e da spiegare, e dovremmo anche spiegare i 5 milioni. La risata non è sui 5 milioni di morti, questa che mi è venuta, e neanche sui 5 milioni di morti, dicono, nel mondo per Covid, e neanche nei confronti di 130.000 morti da Covid dichiarati in Italia. La risata è l'impudicizia, la strafottenza, la protervia con la quale si annunciano questi numeri, mai annunciando i numeri degli effetti avversi, che pure si conoscono, seppure in minima misura rispetto alla realtà. No, quelli mai, non figurano mai. Basterebbe questo per far vedere la malafede di una gestione del fenomeno che è totalmente aberrante, falsa, bugiarda. Allora, 5 milioni di morti di che? 130.000 morti di che? Vi ricordate, all'inizio avevano ancora lo scrupolo, per quanto non gradito al solito Speranza, di mettere due dati nei conteggi del terrorismo quotidiano mediatico. Uno i morti di Covid e uno di morti con Covid.
era sempre ipocrita, perché mettevano Covid anche dove il Covid non c'entrava per niente, dove c'entrava il cancro. 500 morti al giorno di cancro, altro che Covid. Dove c'entrava il diabete, dove c'entrava un infarto, dove c'entrava una caduta dalla finestra, dove c'entravano problemi cardiocircolatori cronici di persone che ne morivano e poi venivano scoperti affetti da Covid. E chiaramente si diceva morti con Covid, ed era già un falso, ma un falso che cercava di presentare una certa appunto differenza tra quelli che sarebbero stati ammazzati da Covid, che tra l'altro non ammazza quasi mai nessuno se non è predisposto da gravi pregresse malattie croniche, eccetera. Vabbè, lo si sa questo. Il suo tasso di mortalità è dello 0,05% del Covid, meno che della influenza, o più o meno. Adesso c'è anche la variante Delta, hanno detto, che ne avrebbe un po' di più. Negli altri paesi hanno continuato a dire che questi sono morti con il Covid e quegli altri sono morti con la bronchite o sono morti con un ictus cerebrale. Ma noi no, Speranza non voleva, e non voleva neanche le autopsie che accertassero di che cosa questi poveracci, che nessuno poteva vedere poi negli ospedali, perché dovevano stare nascosti in questi ospedali che pure pagavano a 2000 euro lo Stato al giorno, non avevano neanche il diritto di essere salutati magari prima di partire dai loro cari. Boh. Va bene, allora noi abbiamo, oltre a questi dati qua, anche altri dati di fronte ai 5 milioni di presunti morti da Covid, o 130.000 di presunti morti da Covid in Italia. Abbiamo il 407% di morti in più, 407% di morti in più da vaccini attualmente utilizzati rispetto a tutti i vaccini del passato. Tutti. E già, non erano genici. Quindi anche come morti per milione, si fa sempre questo calcolo di morti o per 100.000 o morti per milione, i morti per milione con questo vaccino sono 10% in più rispetto a quelli dei vaccini precedenti. Dati che sono ufficiali, sono indiscutibili, nessuno del resto osa metterli in discussione perché si esporrebbe al ludibrio di coloro che hanno determinato, provato, documentato questi dati. Allora uno si chiede, ma è casuale questa differenza, questo aggravamento, peggioramento, questa letalità di questo fenomeno complessivo tra virus e presunta terapia, presunta cura, che poi non è neanche un vaccino, dicono gli scienziati seri. Un fatto diagnostico, un fatto terapeutico. L'hanno voluto o è casuale? È successo, ma tutto quello che ha circondato questa operazione, con tutti i nascondimenti, con tutte le cose che hanno oscurato o impedito, non viene facilmente il sospetto che sia una strategia pianificata, voluta. Pensate, la simulazione che Bill Gates e altri, quelli di quella cosca lì, hanno fatto nei mesi precedenti l'esplosione della pandemia, si parlava che con una pandemia di questo genere, simulazione precisa che poi si è verificata tutta, ci sarebbero stati 20 milioni di morti. E questo fa rabbrividire, perché se adesso dopo 18, 19, 20 mesi siamo arrivati a 5 milioni di morti nel mondo e quelli hanno previsto 20 milioni e le previsioni loro sembrano degli esiti di cose pianificate, dovremmo aspettarci ancora un bel po' di milioni. E per farli che cosa si inventeranno? Meno vaccini, meno casi. Questo è un altro dato. Più vaccini e più casi. Israele è la dimostrazione di questo dato assurdo. Le proteine spike che sono dentro a questi intrugi sembra che siano la causa di questi frequentissimi coaguli,
fenomeni di coagulazione del sangue, delle miocarditi che sono frequentissime e anche dei fenomeni di demenza cerebrale. E questo è una cosa che viene denunciata disperatamente da un'infinità di sanitari, di medici che giorno dopo giorno si confrontano con questa realtà vaccinale. E allora ecco che viene fuori un collega, un gruppo di colleghi di quello che non dimenticheremo, che è il dottor professor De Donno, quello di Padova, quello che aveva fatto le ricerche e aveva raggiunto il risultato del plasma iperimmune, cioè il plasma, il sangue ricavato da persone che erano guarite dal Covid e che quindi avevano prodotto immunità in questo sangue e che veniva poi a curare quelli che dovevano ancora essere estratti da questo morbo. Ed avevano ogni volta che si è adoperato questo farmaco ha funzionato e la persona è guarita. Bene, quelli di Pavia, dell'Università di Pavia, erano collaboratori, colleghi, complici di De Donno a Padova. Bene, loro finalmente hanno avuto il coraggio di uscirsene fuori con una dichiarazione ufficiale in cui dicevano finalmente da parte appunto di una voce autorevole e che aveva fatto profonde ricerche in proposito, che il protocollo voluto da Speranza, imposto da Speranza, cioè del paracetamolo, la tachipirina, e la vigile attesa, i due punti del protocollo, erano causa di morti senza fine. È una causa di un disastro umanitario, perché togliendo con la tachipirina la febbre, che è la naturale risposta immunologica, difesa contro un virus, contro un'infezione, e dicendo statevene fermi, non fate nulla. Significa che non fare nulla e aspettare, significa aspettare che il morbo peggiori. Questo è un dato indiscutibile della medicina. Se tu hai rischi di essere infettato e te ne stai ferma e hai i prodromi dell'infezione e stai in vigile e attesa, dopo devi andare a finire in ospedale. Sarà troppo tardi per tutto il resto. Finisci in ospedale, si pagano per te i 2.000 euro e più che dicevo prima, e di solito finisce in terapia intensiva e questo spesso porta alla ventilazione forzata. E a New York abbiamo preso da sanitari, da infermiere disperate che andavano gridando alla stampa che i ventilatori stavano ammazzando la gente perché bruciavano i polmoni e si dovevano usare antinfiammatori per vivere, per campare, sopravvivere alla malattia. E allora ben venga Pavia con questa ricerca, con questo risultato. E che ne prendano atto finalmente. Coloro che hanno tentato in tutte le maniere di impedire che si affermassero, si aggiungessero al maledetto vaccino altre terapie per integrarlo, per accompagnarlo se vi si credeva al vaccino, all'intruglio. Tutti quelli che dicevano sono bufale. E le terapie domiciliari preventive rapide subito a casa col medico di base. Bufale, Burioni, bufale, Bassetti, bufale, Pregoli, come si chiama? Pregliasco, mi dicono, eccetera, e tutti questi, bufale, adesso non lo dicono più. Adesso è successo qualche cosa e qua entriamo, detto dei vari tutte le misure che pretendevano di dimostrare di lottare contro una condizione patologica che ci avrebbe tutti danneggiati, sono stati dannosissimi all'economia. Il lockdown cosa non ha provocato in cure mancate di persone? Cosa ha significato per anziani morti come le mosche per quella condizione di restrizione che li ha privati di tutto, di quello che gli occorreva per vivere tra socialità, tra sole, tra cure, eccetera. Ma poi tutto e questo succedeva, come poi adesso si va scoprendo, ed è anche questo il motivo di quello che parleremo dopo, io lo stop and go.
i conflitti di interesse. Conflitti di interesse che escono alla grande, che praticamente coinvolgono tutto l'apparato della nostra gestione, nostra internazionale gestione di questo fenomeno. Legami con Big Pharma, soldi che da Big Pharma o prebende o privilegi da Big Pharma, carriere, posizioni che da Big Pharma arrivavano a quasi tutti i nostri grandi retori della propaganda del virus e del vaccino. Quasi tutti, intanto anche quelli, una parte di quelli che stanno nel cosiddetto comitato tecnico scientifico. E non basta questa realtà dei conflitti di interesse, che un giorno andrà anche messa nero su bianco in tutti i suoi dettagli, ma non basta questa, bastava anche il fatto che il valore provato, collaudato, insomma, misurato in termini scientifici di questi nostri propagandisti, del virologi della televisione, che sono sempre i soliti, no? 6 o 7 che si alternano. Bene, la loro valutazione in termini di professionalità, di valore professionale, che è indicato con un indice che si chiama H, e l'ho già detto altre volte, ma viene confermato, rispetto agli scienziati che occupavano le posizioni dei cosiddetti negazionisti, che erano definiti ciarlatani da tutte le nostre voci corali del virus, eccetera, hanno un valore infimo. Pensate che dei nostri notissimi celebranti del vaccino, quasi nessuno supera il punteggio di 60. Quando personaggi come Vodark in Germania, o Ioannidis negli Stati Uniti e altri che si sono impegnati, per esempio, nella famosa dichiarazione di Barrington, firmata da decine di migliaia di medici contro la strategia anti-Covid adottata in Occidente. Bene, questi hanno punteggi da 150, 160, 170, nei confronti dei quali i nostri sono nanetti da giardino. E questo già dovrebbe dirci qualche cosa per quanto riguarda la nostra fiducia, la nostra adesione, la nostra religiosa sottomissione. Ho detto prima, abbiamo parlato di stop and go, della strategia. Ormai siamo non più, non è più un'ondata ininterrotta. Hanno incominciato a agire a muoversi con una specie di stop and go, no? Come si fa in economia per dare un attimo di sollievo e poi ridare la bastonata, eccetera. E vediamo un po' lo stop. Lo stop è dovuto intanto a delle cause, le cause sono le tante piazze riempite in tutto l'Occidente da gente, da migliaia, da milioni che protestano e non ne possono non tener conto. E anche gente che vota, tra l'altro. Poi ci sono stati i Medici per l'Etica, un grandissimo gruppo organizzato negli Stati Uniti e in Inghilterra, che hanno lanciato l'allarme contro un vaccino assassino per loro, contaminante quantomeno. Poi ci sono i 57 scienziati e medici che hanno scritto, organizzatisi, che hanno scritto una lettera ai governi di tutto il mondo e ai dirigenti di tutte le industrie farmaceutiche di sospendere i vaccini. Per carità, sono pericolosi. I test erano insufficienti, erano troppo brevi, affrettati. L'autorizzazione è stata data in termini sperimentali e le cavie erano l'umanità. Gli effetti avversi si stanno moltiplicando in maniera spaventosa. Israele è un esempio drammatico, veramente. I giovani erano considerati tutti immuni, quasi completamente immuni, infettabili per lo 0,0005%, eppure devono essere vaccinati. E cioè le terapie riducono, hanno detto questi protestanti, protestatari, del 85% i ricoveri e le morti. Allora questo dato di medici importanti, scienziati, che le terapie domiciliari preventive riducono dell'85% le morti, e questo ha dato, insomma, ha causato una frenata molto drastica a quelli della strategia. È arrivato anche un'altra cosa, il convegno di Roma al Senato, 800 8.000 firme hanno
hanno sottoscritto la dichiarazione di opporsi ai crimini contro l'umanità e per l'adozione delle terapie alternative ormai collaudate, in parte anche riconosciute dall'OMS, nonostante tutte le sue riluttanze per la determinazione, il condizionamento finanziario che riceve dai vari Bill Gates e dalle industrie farmaceutiche, non dagli stati. Va bene, allora questo ha influito, ha fatto fare lo stop, una parte dello stop, tanto che l'AIFA, la nostra agenzia del farmaco, seguendo l'EMA, l'agenzia del farmaco europea, tra l'altro diretto oggi da questa signora MRQ, che è irlandese, che per tutta la sua vita è stata una lobbista di Pfizer e di altre industrie farmaceutiche, e per cui è diventata direttrice dell'Agenzia del Farmaco Europeo. Tutto si tiene. E la democrazia. Bene, l'AIFA concede la sua autorizzazione alla pillola e anche a una terapia, a un farmaco, di cui non ricordo adesso il nome. E la pillola è tirata fuori dalla Merck, altra grande industria farmaceutica americana. Una pillola che garantisce una durata nell'uso per 5 volte, per consumo per 5 volte di questa pillola, al costo di 700 euro, la guarigione. Un successo quasi totale, quasi al 100%. La pillola. Ora, che cosa contenga questa pillola non è ancora, a noi non è ancora chiaro. E dati precedenti delle farmaceutiche statunitensi e non solo, abbiamo qualche timore, qualche preoccupazione. Però è una pillola, non è più il buco, ed è 700 euro per 5 inoculazioni, per 5 pillole ingurgitate. E 700 euro sono tanti, e quindi è un'altra prospettiva da tener conto quando si fa la riflessione di Falcone, segui il denaro. 700 euro per una cura di 5 pillole è una follia quasi insostenibile, se non per una parte molto limitata della società dei paesi ricchi, non per niente di quella dei paesi poveri. Quindi anche lì c'è un sospetto di speculazione, mica male, anche perché poi la riduzione del rischio, ho detto prima un errore, ho fatto un errore quando ho parlato di un'eliminazione del rischio, no, l'eliminazione del rischio è del 50%, per cui già sentiamo latrare tutti quanti i sostenitori del vaccino. Va bene la pillola, ma solo insieme al vaccino, che protegge al 96%. Protegge per 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, poi non più. Ma io se mi prendo il Green Pass mi dura un anno, e quindi per altri 6 mesi me ne vado in giro contagiando e contagiato. Cosa che succede anche ai vaccinati, ormai è dimostrato. E quindi tutto quanto diventa una cosa di ridicolaggine pazzesca. Il go, ripartenza della strategia. Allora, il 15 ottobre Green Pass per tutti i lavoratori. Siamo gli unici al mondo per una misura di questa portata, che include tutti e che porterà a un'infinità di disoccupati, di posti di lavoro persi, per gente che non ha la temerarietà di farsi inoculare quella roba. E quindi o ha visto o è al corrente di dati che ci vengono negati, ma che ha saputo ritrovare in rete e che sono magari basati su scienza e coscienza di personaggi più autorevoli, più prestigiosi, più rispettabili dei nostri. Poi un'altra cosa che riflette lo spirito del go, dell'offensiva ripresa, è quel fatto dei 5 personaggi che sono stati perquisiti l'altro giorno su ordine della Procura di Roma, sempre quella, dalla Digos in varie parti d'Italia, perché avrebbero espresso nei loro social dell'odio, naturalmente l'odio, nei confronti di Draghi, di Speranza e di Mattarella. In che forma l'avessero espresso non si sa, ma comunque le loro posizioni potevano portare alla violenza, potevano confluire in opzioni terroristiche. Ecco qua, quando interviene la Digos mi ricordo molto gli anni 68-77, che quando uno
era vestito in una certa maniera, si ritrovava la Digos in casa a perquisirlo per trovare o il pezzetto di hashish o il volantino col vilipendio del presidente o qualcosa di questo genere. Me lo ricorda molto da vicino. Poi naturalmente quando Speranza si è inorgoglito, si è tutto eccitato a sentire che la Digos aveva fatto queste perquisizioni, ha detto sì, è giusto, guarda, qui possono nascere delle conseguenze gravi, bisogna, ha detto letteralmente, usare il pugno duro. Sì, perché fino adesso ci aveva dato soltanto buffetti e carezze, il buon Speranza. Vabbè, poi ci sono le botte ai cortei Vax e il lascia passare le carezze ai cortei di Greta, e poi ci sono Fauci. C'è Fauci, lo zar, anche quello un conflitto di interesse con i brevettari, non da poco, e l'ha descritto molto bene Robert Kennedy Jr. in un libro dedicato proprio a Fauci, che ci racconta tutto di quest'uomo e tutto quello che c'è dietro e dentro quest'uomo. È abbastanza impressionante. Allora, Fauci vuole che anche i bambini vengano vaccinati, i bambini tutti, magari da 0 anni fino a quando non sono più bambini. Ed era stato detto fino a poco tempo fa, guai a vaccinarli, perché tra l'altro sono abbastanza immuni a questo virus. E devono anche gli adolescenti essere, e anche le donne lattanti, e anche le donne gravide, che fino a pochi giorni prima erano assolutamente da non prendere in considerazione, secondo gli stessi nostri virologi famosi e illustri. Sono le stranezze dell'evoluzione della campagna. Allora ragazzi, chiudiamo su un fatto, siamo stati lunghissimi, ma con un minimo di fiducia e di positività. Qua stanno nascendo delle grandi cose. I nostri, abbiamo detto prima che nelle nostre elezioni non c'erano le forze che rappresentassero quelli che vanno in piazza, quelli che criticano, quelli che dissentono, quelli che divergono, quelli che non ci credono. Non ci sono le forze politiche, almeno abbastanza mature per rappresentare questa gente, queste masse, queste grandi masse nel mondo. Però nascono continuamente, spuntano rigogli da tutte le parti. Cioè, ci sono i comitati. Comitati dappertutto, comitati di tutte le categorie, i comitati dei camionisti che vogliono intervenire e operare, i comitati degli studenti, per la prima volta tornano a farsi vedere, gli studenti si sono strappati al loro smartphone e hanno riformulato pensieri, creatività, complessità, si sono resi conto. E poi ci sono anche i bancari, ci sono i poliziotti, fino il sindacato dei carabinieri, che si chiama Un'Arma, ha inviato una lettera al governo dicendo che il Green Pass non è possibile, non è costituzionale. Vedi, queste categorie sono importanti, sono quelle che mandano avanti il paese. Mancano invece altre categorie, mancano i sindacati. E voglio dire una cosa, il Sincobas, sindacato di base con altri, che ha indetto uno sciopero a cui tutti quanti vorremmo partecipare, contro il Green Pass, contro questa ultima estrema totalitaria arma contro il popolo, contro la libertà, vorremmo partecipare, però il Sincoba si deve anche chiarire le idee. Si può essere, si deve essere contro il Green Pass, ma non, è difficile essere contro il Green Pass e essere a favore del vaccino e guardare male coloro che rifiutano il vaccino o pretendono la libertà di scelta. Questo è una contraddizione. Speriamo che il Sincobas la risolvino. Questo è tutto, vi auguro ogni bene e adesso lascio la parola e il saluto all'ottimo Massimo. Fulvio, sono d'accordissimo con te per quanto riguarda quest'ultima cosa che hai detto rispetto ai sindacati. E anzi, voglio aggiungere che c'è un solo sindacato attualmente che invece si è espresso sia contro il vaccino che contro il Covid, che è il FISI, che in realtà è la federazione intercategoriale, e anche lì c'è uno sciopero indetto il 15 ottobre, uno sciopero che durerà 5 giorni dal 15 al 20 ottobre, quindi per chiunque vorresse aderire. E infine voglio aggiungere, per quanto riguarda le piazze di cui tu hai parlato e dei giovani in particolare, che per tutti i nostri spettatori napoletani
ci sarà una manifestazione degli studenti campani contro il Green Pass venerdì mattina alle ore 9, che partirà da Piazza San Domenico e andrà fuori i rettorati dell'Università Federico II e Orientale, per cercare di interloquire con i rettori, con i rispettivi rettori, visto che alla lettera che è stata inviata dagli studenti non c'è stata nessuna risposta. E quindi ovviamente per aiutare gli studenti e per condividere la lotta, invitiamo tutti coloro che possono unirsi ad essere presenti, ricordo, venerdì alle ore 9 in Piazza San Domenico e poi si scenderà verso i rettorati delle due università. Fulvio, aspetta Max, intanto aggiungo alcuni numeretti, visto che hanno tanto la passione dei numeri, i nostri, quelli che soprattutto poi ci fanno finire te e me, tutti quanti sulla pagina della delazione, della santa delazione di Enrico Mentana, che si chiama Open, no? Dove veniamo giustamente impiccati alla colonna infame. Alcuni dati. I paesi che hanno vaccinato di più o di meno e che hanno avuto di più o di meno casi. La Germania ha vaccinato al 18 settembre, si parla. La Germania ha vaccinato il 66% della popolazione e ha avuto il 56% di casi in più. Israele ha vaccinato il 68% e ha avuto il 65% di casi di contagio in più. Il Sudafrica ha vaccinato il 19% e ha avuto il 65% dei casi in meno. La Nigeria ha vaccinato il 2% delle sue cittadine e ha avuto il 55% dei casi in meno. Il Kenya ha vaccinato il 4,4%, 64% di casi in meno. Il Bangladesh, 13% dei casi vaccinati, il 71% dei casi in meno. Meno vaccinavano e meno casi c'erano. Più vaccinavano e più casi ci sono. A riprova del fatto che possono dire quello che vogliono, ma i numeri parlano chiaro. E sui numeri esatto, non si Massimo, può mentire. Esatto, Massimo. Ora ci affidiamo al nostro regista Giulio, lo salutiamo con affetto. Salutiamo tutti quelli che avranno la tolleranza, l'indulgenza di seguirci per lungo tempo così, però abbiamo cercato di essere in qualche maniera utile nella nostra vita. Ci proviamo sempre. Bene Max. Saluto a tutti i nostri spettatori, a Giulio e ovviamente a Fulvio. A presto. Ciao.